Tiziano ci racconta. Il motivo principale che mi ha spinto a scegliere di venire in comunità è sicuramente ricercare una forma di benessere. Per la prima volta, qualche giorno fa, sono venuti a trovarmi i miei figli. Ho capito il peso che hanno nella mia vita. Mi hanno fatto sentire importante, nonostante tutto quello che hanno passato a causa mia. Nonostante l'amore intorno a loro non sia mai mancato, grazie ai nonni, mi hanno fatto capire quanto hanno bisogno di un padre vicino a loro. Una motivazione che mi sostiene ogni giorno è dar loro finalmente una figura paterna presente nel loro cammino di vita e affidabile. Ho visto mio figlio tremante, pieno di lacrime. Mia figlia è dolce, affettuosa e mio figlio è duro all'esterno, ma in fondo molto fragile. Giocare con loro dopo aver cominciato il percorso in comunità ha tutto un altro sapore. Parecchie volte mi sono chiesto cosa vivessi a fare. Non riuscivo a dare un senso alla vita. Nonostante tutti i miei sbagli, mi mancano molto. Faccio spesso lunghe passeggiate con i compagni di gruppo e gli operatori. Mi aiutano molto a distendermi, a riflettere. Sono 2 mesi soltanto che non bevo più. A volte sento riaffiorare il pensiero, la voglia, anche se per pochi istanti, ma il vero pensiero costante è rappresentato dai miei bambini. Quando vedo i miei figli sento un'energia nuova, una grande carica. Sono la motivazione più grande. Spero un giorno possano accettare e perdonare i miei sbagli. Oggi che sono qui al Cufrad credo di poter dare molto. Penso di poter lavorare sui miei problemi di dipendenza e di depressione grazie a tutte le persone che mi stanno vicino e mi stanno aiutando.